No, alla fine di tutto. Prendiamo anche il TG, pensavo. Cioè, la dimostrazione è che io non c'entro niente, che ci sono 5 persone e 4 cellulari. Cioè, però c'è proprio No, fuori. perché. Voi, il basket è più tecnologico. Buonasera, puntata speciale di Basket Time. Ve l'avevamo detto settimana scorsa, ma l'avevamo scoperto in diretta mentre c'era qui il patron Stefano Landi. Abbiamo detto: vi ringraziamo per questa stagione bellissima di Basket Time, ma forse c'è una sorpresa. Ecco, stasera è la sorpresa e ve l'abbiamo annunciato il giorno dopo, venerdì scorso, perché ci è arrivato un messaggio quella sera e ci è venuta un'idea, anzi, abbiamo avuto un po' tutti insieme questa idea di fare una puntata speciale, una puntata che vuole essere un Basket Time, sì, quindi si parlerà di basket, ma vuole essere soprattutto qualcosa di leggermente diverso. Quindi un saluto, vuole essere un parlare con voi e con una persona di quelli che sono stati tanti, tantissimi anni meravigliosi di basket a Reggio Emilia. E allora abbiamo detto: allora ci troviamo, facciamo un bel parterre e vedrete adesso che il parterre è decisamente nutrito, importante e rendiamo omaggio tutti, noi e voi da casa, perché leggete il numero di SMS, è sempre lo stesso, ne stanno già arrivando tantissimi, Facebook, Twitter. Per i vostri messaggi cerchiamo di rendere omaggio al meglio, di salutare una persona che, lo ripetiamo, ha fatto grande pallacanestro reggiana in questi anni. Allora l'abbiamo chiamato Basket Time speciale Max Menetti. E allora, Max Menetti, buonasera a te, grazie per aver organizzato. Grazie, E Mirko Zucchi, che ha già aperto la camera, ha mostrato chi c'è stasera. Faccio gli onori di casa e saluto Franco Tosi, grazie per essere qui, Franco. no, grazie a voi di avermi invitato. Non, mi sento un po' come un musulmano in Vaticano, no, no, no. perché non, sento un po' fuori luogo, però grazie di avermi invitato. Doveva esserci Franco, se no non sarei venuto. Ma lascia perdere. Grazie Filippo Bartoli, come al solito al suo posto per la posizione messaggi. Ciao Alessandro, buonasera. Ciao Pietro Chierici. Ciao, e buonasera a buonasera tutti. anche a Lorenzo Marcacci, cioè Basket Time al completo stasera. Ciao Alessandro, buonasera. Max, parto da te. Io. Allora, prima che parti, sai Ok. che ho preso uno zaino. Sì. Allora, siccome doveva essere una cosa speciale, io ho Esatto. voluto fare. Sai che avevamo Sì. un rito a modo mio, è tutto in diretta, no? Tanto stasera Certo, possiamo fare. Allora, questo sembra lo zaino, come tutti mi adesso penseranno a George Clooney o una roba del genere, sapete quella ristorante. Invece, secondo me, oggi dobbiamo ridistribuire. Marcacci, tu sei quello giusto e hai del salame. Vai. Stasera mentre parliamo, oggi mi sembra giusto, prego. Questa me l'ha dato la Pia e quindi vai. Vai, questo c'è del La grana di pulirola. Roncadella, bene. Facciamo pure pesita. Qua c'è il. Ma Io devi no. tagliare, non è una finta, eh? Cioè. Ah, cioè bisogna proprio. No, beh, Ma spero di secondo sì. me Cioè. non è roba tua. Mancherebbe altro. Bene, qua c'è l'Ambrusco, No. mi scuserà la Presidente Ferrarini, avrei portato il Cadelupo, non facciamo della pubblicità, Pietro, ma purtroppo l'ho finito, so che adesso a questo punto tutte le cose buone che ha detto in questi giorni di buone verso di me, e adesso credo che possiamo iniziare. Nel frattempo, Pietro, pensaci tu a stappare, e Da adesso cosa possiamo iniziamo? fare. Fai una cosa Bravo, vera? reverenziale, prego, prego. Bravo Franco, È una grazie, cosa perché vera. Marcacci è No, timido. timido Marcazzo, ancora timido. Non ci sono problemi. Oh, partiamo forte, Max. Cioè, Allora, partiamo con la reggianità. io Esatto, direi di sì, Max. ragazzi. Cioè, secondo me, io ho pensato, adesso no, cominciavate a farmi vedere i video, volevate strapparmi le lacrime. Io tutte le volte mi rifugio dentro una fetta di salame. Tra l'altro, questa qua non vorrei che fosse roba friulana e non ho cominciato a fare delle battute sul mio padre. Subito, immediatamente, però dai, era giusto Max, così. Franco ne ha fatte tante in diretta, cosa scrivo? Tagliare Tagliare il salame. salame l'avevi fatto, Franco. Ti No, ringrazio. onestamente no, ho tagliato la corda, ho speso Taglia volentieri poco. da qualche stadio, ma tagliato il salame, Taglia poco, non Franco, ti porta preoccupare, pazienza. voi No, continuate a parlare di basket, che non io guardiamo. sfettlo.
Regialità, Max, hai voluto coronare con questo gesto e non era concordato perché noi non lo sapevamo. No, perché sennò il direttore Mazzoni sarebbe arrabbiato, non so cosa avrebbe combinato gli sponsor, i partner. No, veniva qua a mangiare. Ah, ok, allora, perfetto, bene. Però la regionalità è un filo conduttore di tutto, dai Max, alla fine noi addetti ai lavori, ma secondo me anche i tifosi hanno percepito grande regionalità, valore forte, valore che è stato un grande valore di questi anni. Sì, reggianità e il cibo, noi facciamo le cose migliori di tutte, è il coltello, Franco, taglia male. Sì. Adesso la Pia Maledetta è preso quello sbagliato, sono sicuro. Però sì, avevamo, vi ricordate un po', anni fa avevamo questo rito di chiudere la stagione con un brindisi, però questa è sempre stata la nostra forza, è la nostra forza, nel senso che se cominciassimo a pensare che e a vendere il lambrusco come vendiamo tante altre cose, saremmo veramente molto più bravi. Però era la cosa giusta. Manca un bicchiere, Pietro, Franco. Qua sembra che siamo fate pure. Ma per l'amore del cielo. Però insomma, è stato il filo conduttore, io ho detto, anche di tanti tuoi momenti. Cioè, ritornare sempre qui. Noi siamo questi, quelli del lambrusco, del parmigiano e del salame. È stata la nostra forza, esatto. Beh, noi in trasferta, in tutte le... questo era un must di Alessandro Dalla Salle. Chiedo scusa se le passo davanti. Prego, avevamo sempre una punta di grana, l'olio d'oliva, insomma avevamo tutti i nostri prodotti, che era un piccolo modo per sentirci un po' più a casa, e in più soprattutto facevamo vedere i giocatori che c'era una determinata attenzione rispetto a determinate cose. Scusa, io intanto apparecchio. Però sì, è stato... questo è, noi a tavola credo che se uno potesse, diciamo, se uno facesse la classifica di tutti gli affari nella storia di Reggio che si sono chiusi, parlo a tutti i livelli, a tavola secondo me uno potrebbe scrivere un'enciclopedia. Ed è bello così, insomma. Sì. E tu Max Manetti, ti ricordi il tuo primo giorno a Pallacanestro Reggiano? Oddio. 1997, giusto? Sì, perché poi non è il primo giorno, è difficilissimo per me parlare del primo giorno perché... ho iniziato facendo il mini basket, io fui con il mini basket con Doriano Chierici, giocato, avevo 8 anni, mi ricordo ancora, tra l'altro al Palazzo dello Sport, con una palla, si faceva la fila per prendere la palla colorata, cioè erano tanti anni, poi tutto il settore giovanile, quindi il primo giorno mi ricordo però di quel 97 perché mi sono trovato con Alessandro Dalla Salda nel corridoio di via Martiri della Bettola e in quel momento lì, cosa fai qua? Ci siamo visti perché ci conoscevamo un po'. Nei vari giri reggiani e lì abbiamo iniziato poi un bellissimo percorso insieme, ecco. Che insomma, io dico che non è chiuso mai perché tu sei reggiano e tu l'hai detto prima, io sono qua ancora, hai detto che alcuni ti vedono, ti danno della roba come se dovessi partire. Sì, se volessi partire dopo domani, cioè, esatto. No, sono assolutamente invece qua. Max Manetti vive qua e resterai qua perché hai preso casa adesso, quindi insomma... No, me l'ho sempre avuta casa. No, la nuova casa sì, adesso. Sì, però non avevo alternativa, cioè io abito qua, cioè non mi vedevo lontano da Reggio assolutamente. Tu hai sempre detto, io se mi vedessi lontano da Reggio, cioè non mi voglio neanche immaginare lontano da Reggio. Max, io te lo chiedo, è stato il momento in cui ti sei visto un po' più lontano da Reggio professionalmente in questi periodi? No, diciamo che piano piano ho cominciato a immaginare qualcosa di diverso, ecco, per le prime volte. Poi dopo tutto era, naturalmente era, è tutto stato un momento abbastanza particolare, diciamo così, perché c'era un tipo di rapporto, un tipo di relazioni che non sono relazioni che si chiudono con ciao vado via, ecco, è stato tutto un discorso fatto con il patrone, il presidente Ferrarini, molto bello, molto sincero, molto sentito, partendo non dai presupposti di diciamo così di mettere un punto alla bellissima storia che avevamo fatto, ma è stato tutto un discorso e alla fine però siamo arrivati immaginando sia la Pallacanestro Reggiana che Max, intercambiandoci sempre nelle immagini in due momenti diversi, ecco, quindi o comunque in due posti diversi. Ti faccio una domanda contraria invece a quello che ti vorrebbero fare tutti, quanto sono stati belli questi giorni vedendo il tanto affetto che ti ha circondato? Non facili forse, anzi immagino. No, sono stati molto facili, non sono stati impegnativi, non... Ma guardate, io l'ho sempre detto in tempi grandi, Franco, anche le patatine. Sono sempre stato... Le patatine, abbiamo i piatti. Mi hai detto una cosa molto bella tu, in questi giorni, quando ci siamo sentiti proprio la settimana scorsa. Il fatto della maggioranza silenziosa. Allora, io avevo molta percezione della maggioranza silenziosa. Io passo davanti. Certo, ma vivendo la città, andando al supermercato, andando...
cioè non è solo il momento della partita o il momento della sconfitta, tutti questi momenti qui mi hanno sempre fatto percepire che eravamo dentro un movimento assolutamente positivo. Poi ci sono le partite perse, sono le annate più belle, meno belle, ma io avevo assolutamente l'idea che fosse un momento positivo e comunque di avere la stima di tante persone, anche nei momenti di grande difficoltà, nei momenti di grande crisi. Poi dopo è giusto che chi deve fare il mestiere di giudicare, deve giudicare. E io faccio sempre l'esempio, lo torno a fare per l'ennesima volta, io da Juventino non riuscivo a sopportare Antonio Conte, e quindi poi io immaginando, sì, no, però è l'allenatore più vincente, probabilmente uno dei più vincenti della Juve dopo Allegri, però io non lo sopportavo, quindi capisco che ci possa essere qualcuno che non sopportava Menetti, lo capisco benissimo, perché io da tifoso ero assolutamente così. Io farei un brindisi, comincerei a bere perché ho già sete. Assolutamente, e, fate pure. Vabbè, io. Lui no, no, ma io come, se fosse, io come se ci fosse. Mi rifaccio dopo, a Max assolutamente. E allora chiedo a te, Franco, perché tu di sport ne hai visto sicuramente più di noi e hai visto passare cicli felici, non felici, di tanti sport, pallavolo, calcio, rugby, basket, eccetera. Quanto è importante e quanto è un gronchi rosa Max Menetti nello sport nazionale? Perché tanti anni così, alla guida di una stessa squadra, prima da vice, poi dopo da allenatore, vincente, non è facile metterle insieme tutte. Ci sto pensando, ma penso proprio che il classico Nemo profeti in patria sia successo da poche, in poche realtà, veramente, molto difficile. Sai anche il perché? Perché quando trovi l'allenatore che hai sotto casa, ti senti quasi in diritto, secondo me, di essere molto più critico nei suoi confronti che non se fosse un personaggio che viene da fuori, che ti dà già una certa autorevolezza. Mentre te lo trovi vicino di casa, al mattino a prendere il caffè e magari anche a fare la spesa con il carrello alla coppa, ed ecco che in quel momento tu sei convinto, capisci, di poter dirgli tutto, di poterlo considerare uno vicino a te. In realtà sono due cose completamente distinte, ma questo lo si vive, Max, anche nel calcio. Adesso ci sono tre allenatori di Reggio e chissà perché fanno fatica a essere accettati dalla gente come allenatori, non come tre che siedono in panchina. La prima volta che è stato nominato Max capo allenatore, io mi ricordo di aver detto una cosa: lo avete messo lì, ok, adesso però lo fate allenare. Cioè non è stato messo lì, era la paura massima di tutti, te lo dico sinceramente. Adesso non è che l'avete messo lì perché la formazione la fate voi dirigenti. E mi ricordo Alessandro Della Salda che mi disse: tranquillo, lui è l'allenatore, fa l'allenatore fino in fondo. Ecco, perché? Perché quell'allenatore che hai vicino di casa ti senti in diritto, eccetera. Ecco perché quello che ha fatto lui ha ancora più valore, perché è difficile in un ambiente così. Anzi, ti dirò di più, non è vero che tu hai ottenuto una promozione in Serie A1, tu ne hai ottenute due, eppure nessuno lo ricorda. Non fare femminile. Sto dicendo, cavolo. Nessuno dice che tu sei stato in A1 con la Juveniglia. No, quella è stata una bellissima soddisfazione, la ricordo. È vero pochi. O no, Max? No, poi c'erano mille persone nel palazzo, fu un grande lavoro. Io quando trovavo di persone, anche lì le persone fanno la differenza, cioè quando parlo al plurale, c'era non Roberto perché Vecchi, no? C'era Roberto Vecchi, c'era Mario Ghiacci, Romeo Ghiacci, Pasquali, certo. E sono persone che mi hanno dato tante, però quando dico che parlo sempre al plurale dei grandi successi e non come quelli che pensano di saperla più degli altri, che parlano al plurale perché pensano di essere più saggi degli altri, ma al plurale perché si condivide. E quell'esperienza da femminile, Lollo Serventi per esempio, anche è stato è stata un'esperienza che per me anche a livello umano e professionalmente è stato molto importante. Da lì comunque Della Salda e Grisanti sono venuti a pescarmi per rifare un ciclo che è partito poi con Frates nel 2003, credo. E poi dopo sei andato a Montegranaro nel 2000 per una stagione, sempre vice di Frates, poi sei tornato, un filo indissolubile quello con Reggio. O lì semplicemente c'erano le condizioni e l'hai vissuta professionalmente? Io non ci credo, secondo me Reggio comunque tirava da qualche parte. C'era è stato un anno strano perché noi quell'anno lì io andai a Montegranaro e dopo arrivo a Frates, perché tutti dicevano che io andai con Frates, che non fu assolutamente vero perché fu una relazione tra Alessandro e Gianmaria, va circa, aveva bisogno di un allenatore per la Serie A. Alle in quel momento lì mi disse: guarda Max, noi siamo in A2, stiamo facendo, comunque faremo una cosa
ancora di medio livello, non vorremmo, se vuoi questa opportunità, secondo me è giusto che tu la faccia. Quindi accettai, dopo arrivo a Frate, mi ha fatto una stagione incredibile, 10 vittorie consecutive, cioè andammo ai playoff, uscimmo con Milano e purtroppo quello che è un po' il pregio e anche il difetto nel carattere di Fabrizio, che nel senso che è un grande professionista, ma sicuramente non è uno che porta fuori il proprietario a cena o fa altre cose, cosa che invece qui ha avuto il piacere di fare perché ha trovato delle persone diverse. E purtroppo cambiarono alla fine, quindi arrivò Pilastrini, cambiarono tutto lo staff, qui arrivò Betti e Pierfrancesco, che fu un'annata terribile anche per lui purtroppo, e purtroppo non c'è più, e lui insieme a Alessandro dissero: abbiamo preso un allenatore tra virgolette esordiente in Serie A, abbiamo bisogno di un vice allenatore con un po' di esperienza e conosca l'ambiente, e da lì è nato tutto. Ma sembra, se uno racconta la storia, sono veramente delle famose sliding doors, sì, sì. Belle, dove però mi sembra che insomma tutto sia stato ridistribuito anche dalla retrocessione, perché è giusto ricordarla, nel 2006, cioè tutto è un po' come se fosse ridistribuito nella maniera giusta, e fare in modo che la pallacanestro reggiana, al di là degli anni miei, abbia avuto quel che doveva avere, soprattutto anche in alcuni casi, se pensate le finali di Franco Marcelletti con un giocatore che non doveva giocare, fa 543 punti, il passaporto falso, il caso Lorbeck, cioè mi sembra che alla fine abbiamo subito l'anno che hanno ripescato Messina perché c'era l'aeroporto più vicino al palazzetto, tutte queste cose qui, mi sembra che però dopo, alla fine, dopo questi anni, alla pallacanestro reggiana sia stato restituito, cioè il conto sia, non dico in pari, ma forse anche qualcosa di più, ecco. Posso fare una domanda? Max, quanto è stato importante per te l'apporto di tua moglie? Tu sei sposato, lo dico per quei pochi che ancora non lo sanno, con Maria Pia Romano, la sua famosa mezza dietro faceva impazzire Gianni Scorticati nelle telecroniche che allora faceva, giocatrice di pallavolo. La fasta centrale, adesso. Io sono rimasto ai la famosa matita e il telefonino. Okay. Esatto, io ho la matita e il telefonino. E quanto è stato importante per te avere una moglie atleta, quindi che sapeva cosa andava incontro sposando uno che fa il lavoro che fai tu, perché non deve essere facile per una moglie a casa accettare. No, non è facile, anche se questo è mia moglie e i miei genitori, perché sono parte molto importante del mio lavoro, dicono che è il mio peggior difetto in alcuni casi, perché io quando arrivo a casa è vietato parlare assolutamente di lavoro, cioè questo è proprio un mio... Neanche con tua moglie? Molto difficilmente, molto difficilmente, può essere una battuta eccetera, ma è la cosa migliore che possa fare è arrivare a casa e parlare di altro. Questo tra l'altro anche i miei migliori amici lo sanno assolutamente, anzi quando poi qualcuno esce dal dogma di non parlare di pallacanestro viene subito legnato immediatamente, perché io non... Cioè, può essere anche un difetto, giustamente, perché non so, mio padre dice: ascolta, sarà possibile una volta che io devo leggere tutti i nostri acquisti dal giornale? Cioè, ed è così, perché poi io non ci penso neanche a dirglielo, anzi mi dice no, non è vero, poi dopo mi ero dimenticato che gli ho detto che non era vero, poi era vero, cioè facevo anche tutte queste cose qui. Però per me, sì, per come sono fatto io, è assolutamente importante la presenza. Perché capisce quelli che amici, sono, famiglia, sì, perché... Perché io ho bisogno di qualcos'altro, ecco, nella mia carriera, nella mia professione, quando arrivo a casa ho esattamente bisogno di pensare, anche se poi dopo mia moglie mi dice sì, non pensi ad altro, poi sei al telefono con Alessandro, poi ti chiama Frosini, poi senti il vice, poi mandi un messaggio di qua, mandi un messaggio di là, la verità che non stacchi mai. Però è stata la nostra forza, la nostra bellezza, 24 ore al giorno senza mai fermarsi, infatti stavo dicendo, è da una settimana, dunque oggi è martedì, no, molto meno, 5 giorni. È da 5 giorni che ho una leggerezza, tra virgolette, completamente nuova, perché dopo 8 anni non devo preoccuparmi, tra virgolette, di niente che non è legato alla mia società, ecco. Continuiamo a parlare di cose tecniche, perché secondo me sono quelle che interessano. Sei tu che hai puntato Maria Pia o è lei che...
È una storia lunga, lasciamo perdere. No, no, sono le cose che... Ma secondo te adesso c'è un bicchiere di Lambrusco? No, sì, aspettavi mezz'oretta, scusami, esatto. Allora, allora adesso aspettiamo mezz'oretta, continua a bere. Scusa, secondo te questa sera parliamo comunque salame della Boxe One, quello dei miei cugini. Sì, non è male, devo dire la verità. Poi andava tagliato grosso, Franco. Sì, meno male. Adesso arrivo anch'io. Allora mi collego, te lo volevo fare dopo questa domanda. Avete parlato della famiglia. È cambiato Max Menetti dalla nascita di Alessia? Anche dico in panchina proprio, cioè come approccio alle cose. Beh, l'approccio alle cose cambia, credo che questo non sia una cosa mia, ma sia una cosa di tutte le persone. Cambia il mondo, cambiano i punti di vista, cioè vedi tutte le cose attraverso, non attraverso, ma in funzione di tua figlia o dei tuoi figli, ecco. Il tuo tempo libero, quando lo riesci a portare. Poi comunque ti dà anche una, come si dice, una proiezione del tuo futuro rispetto a lei, non più rispetto a te, ecco. Quindi è cambiato tanto, ma devo dire la verità, mi ha solo migliorato la vita all'arrivo di mia figlia, ma anche proprio anche nella qualità della vita. Non è impegnativa, perché tutti i figli sono molto impegnativi, ma non è stata naturalmente una cosa molto positiva, molto bella. In più è arrivato nel periodo dopo di lei, è arrivato il primo trofeo della mia carriera vero, importante, e della pallacanestro reggiana, quindi meglio di così non poteva andare. Ti diamo un po' di pausa con dei messaggi, perché c'è una marea e noi rischiamo di perderci. Fillo. Sì, complicata la faccenda dei messaggi, ma partiamo. Max, un grande allenatore, ma soprattutto una grandissima persona. Grazie per tutto quello che hai fatto in questi 8 anni. Ci hai regalato tanti successi che sarà difficile ripetere. Ti auguro tutto il meglio, perché te lo meriti, Paola. Dopo 8 anni chef Max Menetti lascia la panchina della Pallacanestro Reggiana, e contemporaneamente Antonella Clerici annuncia dopo 18 anni l'addio alla prova delle coppe. C'è qualcosa che devi dirci, Max, oppure andiamo avanti così? Bella questa. Ragazzi, questo scrittore è una proposta. Tu sei sindaco, e questo direi che ormai è una campagna che va avanti da tanto. A posto. Diamo a Menetti le chiavi della città, così può tornare quando vuole. Ma Max ha risposto che vive qua, e quindi mia, siamo a posto. Direi che basta. Ciao Max, il numero uno, tu e Dado siete i numeri uno. Un abbraccio da parte di questo Olli. Devo da parte di Olli. Ah, grande Olli. No, io questo lo ripeto per l'ennesima volta: il Dado è assolutamente insuperabile. E questo lo dice una persona con cui ho lavorato tempi della matita, Franco, ma Dadone è assolutamente insuperabile. In questo basket adesso, se lo metti adesso, si sentirebbe probabilmente un pesce fuor d'acqua, ma dominerebbe assolutamente il basket se fosse adesso in quel periodo. Poi Ermanno e Ambra ti scrivono: ci mancherai, quest'anno non venivi in palestra, ma ci incontravamo al Paralimpici. Non ti abbiamo neanche salutato, ci dispiace molto. Comunque sono qua, ragazzi, non vado via. Servono i piani della città. Come non vai? Vedi, sono tutti, si preoccupano che vado via, sono a Reggio. Quindi Ermanno e Ambra, che sono i custodi della cassa, che ho massacrato per tempi inenarrabili, perché dicevo che c'era freddo, che la doccia non andava. Ma era naturalmente un gioco, anche sempre per la storia di coinvolgere tutti. Però non vado via, saluterò tutti e poi ci rivedremo, ecco, spero. Ciao Max, ci mancherà tanto, mi mancherà tanto non vederti all'inizio della partita, salutare la Pia e baciare la tua piccola Ghighi con un sorriso e una tenerezza unica. Un abbraccio da Monica. Qua ci sono veramente tanti messaggi. Bisogna parlare anche, Franco, visto che insomma non ti abbiamo mai a Basket Time, della tua trasferta di Avellino. Ce lo chiedono in 5-6. Ti spiego, Franco, perché dopo i fatti di Avellino recenti è nato un po' il discorso che tu ci dissi un giorno: qua ragazzi è tutto tranquillo, non so per cosa avete visto voi in gara 1 questo è quello che tu dicesti in diretta, però il telefono ci dicesti altro. Allora adesso insomma è un ambiente particolare, aggiunse anche: però ci tornate voi per la scena. Io ne ho già abbastanza del mio Juve Stabia, delle mie Paganese, cioè, ragazzi, devo dire che ho filato per Avellino, a proposito, poi ecco. Non male questa. Ti dicono: Max, te ne devi proprio andare dopo una diretta così, io ti voglio sempre. Poi vado a pescare un messaggio un po' complicato e che entra anche in alcuni discorsi, però mi sembra una bella fotografia di tutto, maggioranza silenziosa e non. Ti abbiamo odiato per quel cambio maledetto Nidam Deniki in Coppa Italia, per il tuo non piccherò con i lunghi, per le interviste in cui non ci raccontavi mai niente di tecnico nelle gare, per quei giocatori che a volte non hai saputo sfruttare al meglio, ma ti abbiamo amato per la promozione, per quell'indimenticabile gara 7 a Venezia, per le due cavalcate fino alle finali scudetti, per i trofei che ci hai portato, per le ascelle pezzate a fine gara indimenticabili. Grazie Max, ci mancherai, in bocca al lupo per la tua carriera, chissà se un giorno tu e Divi ritornerete a Reggio per una nuova avventura.
Max, un giorno vinceremo quello scudetto o altri trofei, sarà anche grazie a te che hai creato e rimarrai nella storia di Reggio. Durante una grigliata di condominio, ci dice Vania, tu dissi: venite a vedere una partita, sono sicuro che vi divertirete. E da lì per noi è stata dipendenza. Grazie Max per tutte le emozioni, Vania e Massimo. No, è vero, sono vicini di casa, cari anche, che si sono appassionati in questo, ma tanti in questi anni casualmente, venendo a vedere le partite per la prima volta. Poi sai, sono stati al di là del cambio di Nidan e di Nicolao, sono stati annate molto belle, ecco, quindi ma quel cambio lì è incredibile. Vedo che hai tolto la camicia azzurra e vai che il mio sogno di ritirarla e metterla in macchina sia vera, ma non questo sai... è Marco Ferraroni, giusto? Sì, perché sai che sì, la no, mi cominciare... arrivate, è stato bellissimo, devo ringraziarlo. Perché è stato un posto veramente bello. Tra l'altro devo spiegare tecnicamente la questione della scelle. No, allora, non è mai successo, no, non è mai successo, perché era una camicia molto particolare e quindi segnava molto, perché se tu vuoi vedere tutti gli altri anni io mi tolgo sempre la giacca, ma non c'era questo problema della camicia, solo che tutte le volte che tenevo la giacca cominciavo a sudare, non ci stavo più dentro, poi due volte su tre si perdeva sempre, quindi dopo dovevo toglierla dopo. Beh, vabbè, sono tutte le mie cose, però diciamo che infatti uno va a vedere tutte le foto indietro, lì è stato i nostri amici di Iorio Bonini, cioè nel caso dovessi fare ancora, dovremmo sistemare quell'azzurro lì, non va bene, insomma, diciamo, se Davis o chi per lui, come io spero, allenerà la squadra, che gli facciano le camicie bianche, perché se le leva anche lui diventa un disastro. Allora facciamo così, andiamo nel primo break pubblicitario, ci sono talmente tantissimi messaggi, poi coinvolgiamo anche gli altri nostri ospiti, ci state scrivendo in tanti, ragazzi, non riusciremo davvero a leggervi tutti perché è una marea, comunque cercheremo assolutamente. Pausa e poi seconda parte di Basket Time Speciale Venetti. Autostile. La professionalità è questione di stile, fatto di soluzioni immediate e personalizzate, ispirate dalla nostra passione. Autostile, da 40 anni a Reggio Emilia. È concessionario Fiat e concessionario esclusivo Alfa Romeo. Vetture usate con garanzia, chilometri zero, officina con servizio revisioni e agenzia pratiche auto. Tutto questo è Autostile, il punto di riferimento Fiat Group a Reggio Emilia. Ottica Davoli a Cavriago è la giusta armonia tra professionalità e cortesia. Le migliori marche di occhiali da sole, da vista e lenti a contatto. Il nostro laboratorio è attrezzato con le migliori tecnologie, come il Vision Office per le nuove lenti progressive Varilux 4D. Una visione oltre ogni limite. Siamo centro specializzato per il montaggio interno di lenti su misura. Ottica Davoli, in centro a Cavriago, in via della Repubblica. Lunedì, chiusura completa. A Scandiano l'autofficina Cigarini e Rivi è assistenza ufficiale Fiat e Lancia. Diagnosi computerizzata, elettrauto, revisione bombole a metano, servizio pneumatici e centro revisioni auto e moto sono i nostri servizi tecnici. In più autosalone in collaborazione con Fratelli Bonacini e gestione flotte aziendali. Autofficina Cigarini e Rivi, partner completo per i vostri veicoli. A Scandiano in via Padre Sacchi 40, 0522 98 20 39. info@cigarinierivi.it. Pavimentazioni Benassi, per tutti i momenti di casa tua. Mamma! Benassi, pavimentazioni esterne con autobloccanti e porfidi, sistemazioni cortilive e fognature. Benassi, via Pico della Mirandola, Reggio Emilia, per tutti i momenti di casa tua. Proprio tutti. Le cavedo portare un da cabassi, eh? Sentimo che bel fresca che cadeiter! Ah, per forza, salfami il cappotto a casa sua. Il cappotto tiene anche il fresco, grazie alla sua alta capacità termoisolante, e in più consente un buon isolamento acustico.
Beh, allora sono ancora più convinto. A sé, io belle finizzo Pierre Alep e sentir chi lì a Brunclair. E clansè anche la volta buona e far contento mugliera. Pittori cabassi, un refrigerio costante senza alti e bassi. L'anno scorso quasi 30.000 reggiani hanno riposto fiducia in noi, immergendosi nella piscina riscaldata, godendo di due palestre con strumenti tecnologicamente avanzati. Medical Center aiuta a trovare la soluzione più adatta al tuo problema. Le nostre figure professionali possono seguirti passo dopo passo fino al raggiungimento degli obiettivi. Riponi fiducia anche tu in Medical Center. Via Gigli 7, Reggio Emilia, 0522 28 28 28. La ditta GB da 40 anni allestisce con professionalità gli spazi. Il progetto, studiato sulle esigenze del cliente, diviene arredo su misura per bar e ristoranti, negozi, studi commerciali, banche. GB Arredamenti di Bonini è in via Chiesa 12A a San Giovanni di Querciola, Viano, Reggio Emilia. Telefono 0522 84 71 32 www.gbarredamenti.com. Stiamo discutendo e mangiando anche all'inizio della seconda parte di Basket Time. Mi ha fatto venire fame anche voi perché ce l'avete scritto, quindi giustamente state mangiando. Leggo un messaggio di Matteo che ci ha pregato assolutamente di leggerlo e ha detto: speravo di morire prima di vederti andare via, Max. No, insomma, beh, insomma, poveretto. Però gli abbiamo promesso che lo leggevamo, insomma. No, 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 beh, bello. Ma no, ma sono tutte... Ma veramente, ragazzi, cioè, ma anche, per esempio, le feste Paese Bianco-Rosso, al di là del brollo che... sono degli amici veri, però quando anche dopo delle sconfitte nelle pizzerie, cioè la gente era questa qui, poi ovvio che il critico a Reggio non ti ferma al supermercato, questo ne ho ben la consapevolezza, però il nostro ambiente, lo dicevo prima, ed è quello, sono andato a vedere la Reggiana la scorsa settimana, è invece quello che ho proprio percepito e mi ha fatto specie, invece è un ambiente molto appesantito, invece, molto negativo purtroppo, al di là dei ragazzi della curva e dell'altra parte, ho visto veramente un ambiente molto pesante. Mi sono accorto di quanto invece fosse per noi, al di là del fatto che evidentemente che siamo in un periodo molto diverso, ecco, però di quanto fossimo comunque in un bel ambiente, ecco, quindi questo... Ah, devo dire una cosa prima di dimentichi. Abbiamo Roncadella perché purtroppo non sono andato a Castelnuovo perché... Io ho due fornitori, Roncadella e il Casale di Bismarck. Faro di formaggio. Faro di formaggio. Il Casale di Bismarck, come quando, qual è il migliore? Quando uno chiede a una bimba se vuole più bene il papà o la mamma. Per me è uguale. Pietro, chiedo, coinvolgo anche te, così devo un attimo di respiro a Max. Sul parmigiano o...? Sul parmigiano, non si parla di basket stasera. No, ti chiedo, Max Menetti è stato l'allenatore più vincente di pallacanestro reggiana. Perché doveva sempre dimostrare qualcosa? Ma ha risposto benissimo Franco Tosi prima, nel senso che appunto questa sua regionalità probabilmente faceva venire agli altri magari un pochino più di confidenza e quindi di conseguenza forse la storia del profeta in patria non è del tutto sbagliata. L'ho detto, però dall'altra parte ha creato anche una sintonia con la piazza incredibile, perché solo lui riusciva a misurare l'umore della piazza e a sentire quando aveva bisogno di un po' di scossa, magari a volte, oppure un pochino di calma e tranquillità. E quindi di conseguenza questa cosa del profeta in patria io non credo che sia stata solo una cosa negativa, anzi. Max ha saputo utilizzarla anche per a volte utilizzarla a suo favore, ecco. Quindi questa cosa qua è stata una cosa che è stata la sua anche punto di forza. Lorenzo, la regionalità, abbiamo detto all'inizio, punto di partenza per tante decisioni, non solo di Max Menetti, ma della società. Nella regionalità c'è anche quello di, insomma, trovare sempre qualcosa che non va, no? La negatività alcune volte, ma perché giochiamo la coppa, ma perché facciamo questo, ma perché siamo sempre noi a noi piace più giocare contro Pistoia che contro lo Zenit, no? Siamo quelli. Alla fine questo percorso però di regionalità ci ha portato a rimanere sempre con una certa umiltà, crescere passo dopo passo e alla fine arrivare alla partita contro il Kuban con il palazzetto più pieno rispetto alle partite di campionato.
è un percorso nato dalla reggianità, cioè dallo step by step. Max Manetti è l'autore principale assieme a tutta la società, perché ricordiamo che di società dove tutti sono autoctoni, cioè della città, della squadra, non ce ne sono tante, cioè non ce ne sono, è un unicum, e secondo me noi lo stiamo dando un po' troppo per scontato, perché è un valore aggiunto, e lo ribadisco come ho fatto all'inizio. Sì, guarda, Alessandro, io parto dall'ultima cosa che hai detto, ovvero dare per scontato. Questo penso che sia probabilmente la cosa, dico, l'aspetto più negativo di tutto il discorso, nel senso che negli anni, cioè dal passare, adesso sono molto grezzo, ma dal passare ad andare a giocare a Bergamo al mercoledì sera alle 9:30 in Lega 2, a Sant'Antimo, a finire, forse quello è il nostro interno, per non dire la gente, perché voglio mettere dentro tutti quanti, è il nostro problema, nel senso che lo diamo per scontato. Quindi siamo arrivati in Serie A, allora è scontato che abbiamo fatto sei partecipazioni filate ai playoff, allora è scontato andarci tutti gli anni. Non lo so, è un discorso. Per dire, nel calcio tante volte si sente dire che in queste situazioni ci sono squadre che si sentono al top, invece sono provinciali, cioè provinciali con la mentalità da top senza averla. Io non voglio dire questo di Reggio, perché non è assolutamente così, però secondo me credo che tutto il percorso che ha fatto Max dall'inizio fino alla fine, visto e analizzato in questa chiave, serva a far capire che comunque non bisogna mai dar niente per scontato, e tutto quello che arriva è manna dal cielo. Non è che se gioco con Cuba nel giorno dopo gioco con Brindisi, la partita con Brindisi mi serve per i playoff, allora Cuba chi se ne frega. No, partita per partita, ma anche tutti i ragazzi che abbiamo avuto qua, tutta la dirigenza negli anni, quando mettevamo le grafiche delle prossime partite, allora ti dicevano sì, va bene, però la prima riga è la partita di dopodomani. Secondo me è questo il fulcro di quello che è partito dal tiro di porta che aspettavamo da centrocampo, che è scodellato fuori e non ci ha fatto andare in Serie B, fino a la demolizione della Virtus. Vabbè, se abbiamo perso i playoff, io avevo detto che ci saremmo andati, quello è un altro discorso, so che mi aspettavo. Però mi raggancio una cosa a Max Manetti, quel tiro di porta, è nata lì la grande crescita di pallacanestro reggiana? Ma quello è un dato di fatto, cioè... Posto che, scusami Max, stiamo parlando come se finisse tutto. No, infatti, non è un epitaffio, va, Max Manetti questo. No, però primo, qui grazie a Dio la pallacanestro va avanti, e anzi, proprio a proposito di reggianità, di continuità, ha già iniziato i propri passi. Spero che, da quello che ho percepito, i passi saranno ancora proprio in questa linea, quindi proprio c'è un filo conduttore. Sì, è iniziato lì. Seppur, ragazzi, vi devo dire la verità, la storia di dover dimostrare a tutti i costi sempre qualcosa di nuovo, che dicevi tu, io era una cosa che un po' ci faceva solide, lo dicevamo sempre, no? Ho detto che ogni tanto c'era qualcuno che voleva darci delle lezioni di ambizione, quando eravamo proprio noi internamente che avevamo il problema di cosa fare la partita dopo, di come alzare il livello. Non ci siamo mai, infatti tutte le volte c'era questo grande problema di voler fare, per esempio, anche a livello comunicativo, di voler fare sempre le cose in determinata maniera, ma non in funzione di averne un vantaggio, perché così forse qualcuno non avrebbe detto, il pubblico stava tranquillo, ma in funzione della squadra, naturalmente. Cioè tutto era in funzione, non di qualcosa che ci venisse in tasca a noi, con uno che fischiava più o meno, diceva bravi o non bravi. E quindi noi, il fatto di dimostrare, eravamo noi stessi che volevamo ogni volta dimostrare qualcosa. Cioè noi abbiamo fatto la semifinale col Kuban e la squadra era completamente delusa, noi eravamo molto delusi perché eravamo convinti di farcela, cioè noi eravamo completamente convinti di potercela fare. E poi in quel momento lì è venuto a mancare Amedeo, poi purtroppo è andata male, poi la verità è che il Kuban era più forte di noi. Quindi questa roba qui era una cosa molto interna, non era una, ma questo deriva dalla non è tanto io o i giocatori, veniva assolutamente dal nostro patron, quando ho cominciato ad avere delle visioni di un certo tipo, non delle visioni strane, delle visioni nel senso che capiva che la pallacanestro italiana era in un momento dove, avendo un po' di idee, un po' di continuità e naturalmente degli investimenti di un certo tipo, si poteva andare bene. E però ci vuole sempre qualcosa che ti fa partire. Il tiro da metà campo di porta è stato qualcosa che ho cominciato a far incastrare tutto. Poi dopo il tiro di porta c'è stato Frates, comunque, che se n'è andata a Milano, perché sennò poi probabilmente avremmo fatto una grande promozione, sarebbe partito qua, e in questo momento magari c'è Fabrizio qui al posto mio. Però è evidente che dopo ci sono gli episodi. Dubito, Max, quello che avete finito. Vabbè, adesso non parlate di tutto. No, però è evidente che però da lì è iniziato qualcosa, cioè c'è scesa quella scintilla
che poi è anche stato proprio la festa per la, se tu pensi, la festa per una salvezza, ed è stata una festa incredibile. Il video di quel 6 maggio è una cosa bellissima, no? Che il come si dice, il teatro di Via Guasco, così il salotto di Via Guasco festeggiava la salvezza, roba che normalmente se presso ci proiettiamo da là, volando le seggiole in campo, siccome alla fine della partita, cioè, sì, sì. E però da lì è partito qualcosa di veramente magico, ecco. E credo e spero che continuerà ad essere ancora più magico, ecco. Tu, Franco, hai condotto una puntata di Basket Time molto speciale, non so se ti ricordi, la puntata con la Coppa, con l'Euro Challenge. E da lì si è arrivata all'Euro Challenge, promozione l'anno dopo, poi playoff e poi l'Euro Challenge. Insomma, si cresce in un certo modo. Sì, però lui ha finito il primo bicchiere, quindi io ci riprovo ancora. Come hai conquistato Maria? Cioè, io voglio sempre... No, Franco, basta, come... basta! Allora, ti faccio chiamare dalla Pia e te lo provo a raccontare a lei. È veramente una storia troppo lunga. Sì? Eh sì, poi sono passati tanti anni. Poi ma te lo ricordi, ti ricordi? Assolutamente tutto. Sì. Tutto ti ricordi. Però è veramente una storia lunga. Vabbè, allora ritorniamo all'Eurochat. Tu eri la Livigna, no? Quando vi siete conosciuti? Nel 2001, sì. Ah, ok. Una qualcosina, vedi che si sì. Sì, no, ricordo niente. Mentre Mirko Zucchi ci manda un meraviglioso frame dell'Euro Challenge, torno lì, Max, perché lì è stata. Ti ho visto veramente tanto commosso. Cioè, la Supercoppa è stata qualcosa di diverso, non di nemmeno più. Quello con quel pubblico ti ha visto veramente condottiero di una squadra fatta su di te, quando si dicono i soldati del condottiero. Tutti i giocatori che avevano capito che in quel momento si vinceva. E a me piace in questo momento qua un abbraccio con Andrea Cinciarini. Tu hai portato Cinciarini a Reggio, lui ti ha ripagato, poi è andato via, ok, va bene, lasciamo perdere. Però lì era veramente una squadra modellata su di te. Sì, la verità è che quella squadra nacque sì, certamente dall'anno prima con Cinciarini, poi anche Brunner, avete visto che erano con Montegranaro, lo stesso Michele Antonuti che era il capitano di quella squadra, vedete c'è Ario Filloi che quell'anno proprio anche in funzione un po' del fatto di essere coperto da Cincia non fece la grande, Riccardo, ma lì fu, se ricordate, fu la prima volta dove al di là della cooperativa di canestre arrivò prima James White in estate. E Piazza San Prospero piena, e di questo bisogna ricordarselo, perché sennò sembra che, non so, stati bravi io, Frosini, certamente le operazioni di mercato, però c'è sempre stato qualcuno che ha messo mano al portafoglio e ha fatto sognare tutti, ecco, e questo è sempre il nostro grande patrono. Quella squadra lì, poi arrivò Cauquenes nello stesso anno, poi dopo arrivò Angelo Gigli. E quella è una vittoria double face, riguardandola dopo tanti anni, perché fu bellissima. E dopo invece, parlo anche proprio nella mia guida tecnica, fu un passaggio, al di là del fatto che noi a gara 4 l'avevamo vinta e quindi noi avremmo già raggiunto le semifinali lì e lasciamo perdere tutta la questione della mano nei capelli e compagnia briscola, però fu la prima volta dove ebbi chiara, rivedendo la stagione dopo, che la rosa doveva essere gestita in una maniera completamente diversa rispetto a quello che eravamo abituati negli ultimi anni, quindi 3, 4, 5 giocatori, anche se quella rosa lì poteva essere gestita solo in quella maniera lì, perché Cinciarini, White, Cauquenes e Troy Bell, cominciare a pensare di dividere il minutaggio a 20, 22, 23, 25 diventava una cosa molto problematica. Però alla fine di quella stagione lì, questo passaggio personale che abbiamo fatto poi tutti insieme tramite Alessandro, soprattutto lo staff, è stato molto importante, ecco. Ma se non tu anni c'è un errore, un errore che ti ricordi? Beh, io per esempio mi ricordo gli errori anche ultimamente, se ne parlato dell'ultima stagione, noi finita l'Eurocup purtroppo abbiamo fatto la cosa più logica di tutte che avrebbero fatto tutti, e la stessa cosa, cioè quella di interrompere il turnover e cercare di puntare su un gruppo di giocatori e non di disperdere energie con una partita alla settimana. Quello è stato un grave errore per come era stato programmato il gruppo, perché avremmo dovuto continuare, poi non, come al solito non ci sono le riprove, però si è creata una situazione tale dove un gruppo che era molto unito è rimasto molto unito ma senza avere le stesse motivazioni. Quindi per esempio partiamo dall'ultimo, ho parlato dell'errore nella gestione di quel tipo di playoff. Gli errori secondo me ne abbiamo fatti veramente tanti, però abbiamo avuto la capacità e l'umiltà
di riconoscere gli errori della stagione scorsa dell'inizio, quando abbiamo cominciato con troppe scommesse. Abbiamo avuto l'umiltà di capirli, analizzarli, di metterci in discussione senza aver paura di dire ho sbagliato, perché questo è il primo passo per poter ricominciare, soprattutto non nascondersi dietro un dito. E dopo abbiamo sempre avuto la capacità, sia nei momenti di difficoltà che dopo un errore, di trovare dei momenti positivi. Questa è una virtù che abbiamo creato noi tutti insieme, non tanto io, ma tutto il gruppo di lavoro di questi anni. E la tua più grande intuizione? Dai, Beh, ne abbiamo appena parlato, che il mio gruppo, sapete che c'era questa cosa qua, fa comprare tutti quelli di Montegranaro, no? No, ma che era vero, ragazzi, a me faceva ridere, mi diceva, ma lei era, cioè, io a Montegranaro era stato un gruppo magico, perché era un gruppo che aveva un tasso di talento molto basso, ma era un gruppo che aveva un cuore pazzesco. C'erano insieme a noi, avevamo Filloi, Antonutti, Brunner, Cinciarini, e dopo c'era Maestranzi, c'era Dejan Ivanov, c'era Marchignos. Era un gruppo incredibile, abbiamo fatto delle cose pazzesche. Io ero convinto che a partire da Cinciarini, che vedeva un'annata molto negativa a Reggio, sarebbero stati giocatori perfetti nel nostro tessuto, cioè giocatori che davano tutto, che davano l'idea anche al pubblico di essere coinvolti nella piazza. E quella è stata un'intuizione che io sentivo. Michele, quando abbiamo preso, fu il primo pezzo a metà anno, sapevo che Reggio avrebbe fatto molto bene, a parte che in Lega 2 lo ritenevo assolutamente un extraterrestre per quelle che erano le sue doti. Cambiò la stagione, assolutamente sì, tra l'altro anche lì venendo purtroppo dall'infortunio di Rudy, che era anche lui un giocatore molto importante, sì. Rudy Valenti, sì. Che si ruppe purtroppo il tendine Achille a Iesi, però anche lì da un momento di difficoltà, però siamo sempre lì, e ci sono società che da momenti di difficoltà buttano dentro un ragazzo estro giovanile. Lì ci fu la solita persona che abita in centro e che l'azienda corteteggia, che disse: bene ragazzi, se pensate che sia un giocatore che possa aiutarci a provare a vincere il campionato, fate pure, come al solito, con grande tranquillità e come fa lui, con grande fiducia nei nostri confronti, ci ha dato questa possibilità. Poi abbiamo preso Antonutti, abbiamo preso anche Dominic James, ecco, per dire, in questi anni, quindi ne abbiamo fatte anche noi degli errori, ecco. Volevo partire, Marco, dal tuo discorso legato allo spogliatoio, gestire minutaggi Cinciarini, Brunner, Troy Bell, eccetera. In questi tuoi anni si è detto tanto, io penso che solo voi possiate sapere quali sono le peculiarità di ogni giocatore, di ogni spogliatoio, ma adesso che ne sei uscito con lo spogliatoio, c'è stato uno spogliatoio davvero difficile da gestire. Beh, vabbè, ormai... Ma difficile intendo come... No, allora, quando ci sono squadre di grande personalità è evidente che metterle insieme e tra virgolette gestirle è molto più difficile, o quantomeno richiede un impegno molto particolare. Il gruppo di quest'anno è un gruppo incredibile. Era un gruppo che se gli veniva chiesto di arrampicarsi su un palazzo, si arrampicava su un palazzo, ma senza neanche chiedersi nel perché, nel come, nel quando. Cioè, lo faceva, e anche lo faceva con grande... Come era la prima Trenkwalder, per dire, quella del primo playoff con Roma. Noi abbiamo fatto anche provato anche a spingerci rispetto anche alle questioni tecniche dentro delle prove, a degli esperimenti, perché quando hai quelle squadre lì puoi veramente spingerti senza nessun problema. Quando invece hai le squadre di grande personalità diventa tutto un po' più difficile. È chiaro che avere Kaukenas dentro lo spogliatoio è una persona che uno vorrebbe sempre, però naturalmente ha la sua personalità insieme agli altri. Io ho sempre fatto l'esempio di mettere nello stesso di fianco seduti Kaukenas e Della Valle, che basta vederli in faccia che sono due persone completamente diverse. È chiaro che bisogna attraccare la maniera di connetterli. Però, diciamo così, erano spogliatoi molto più difficili rispetto anche alle richieste durante la settimana, soprattutto quando i giocatori di alto livello. È evidente che la squadra, quella non di quest'anno ma quella dell'anno prima, invece per tutte delle problematiche interne proprio, era diventato qualcosa di assolutamente non gestibile. Cioè era una questione di semplicemente di portare, ecco, vedete, è partito un parlavo tono. Dello spogliatoio dell'anno prima. Parlavo dello spogliatoio dell'anno prima, è partito un tono, quindi è evidente che... Deve smetterla. Esatto, mettiamola prima che salga. Ti faccio un'altra domanda, Max, sempre legata al tuo rapporto con i giocatori, perché sei sempre detto, Max Benetti è bravissimo a creare il rapporto con i giocatori. Tu sei sempre stato un allenatore che creava poca distanza, forse, tra giocatore e allenatore. Nel senso che ti piaceva proprio creare un certo tipo di rapporto, i sorrisi. Facciamo l'esempio di Fabrizio Fratas, che è stato tuo collega e diametralmente opposto a te, che non vuol dire più vincente o meno vincente, ma
è una scelta che tu hai sempre portato avanti perché hai creduto fermamente che forse il rapporto umano poi generi un rapporto sul campo? Ma guarda, io credo che la cosa più importante è essere credibili rispetto ai giocatori. Quindi per essere credibile o sei un grande attore e devi essere veramente grande o devi rimanere te stesso. Il mio modo di fare è questo, ma è così nella vita, ecco, io non sono, cioè se sono in fila, che ne so, io da qualche parte, se uno passa davanti non mi metto a litigare, cioè lo guardo male, pazienza, di che vada, cioè uno che fa una manovra, come si dice, per strada, lascio perdere, ecco. Con i giocatori ho sempre cercato di essere, è chiaro che non è facile perché i giocatori pensano per loro stessi, ma non perché sono egoisti, ma vedono l'allenatore e il giocatore. Io ho, ed è come papà e figlio, io ho 12 figli e quindi naturalmente non accontentare tutti, ma essere giusto con tutti spesso non è semplice, anzi spesso bisogna essere quasi ingiusti. Allora il fatto di creare un rapporto di credibilità nei loro confronti e quantomeno di rispetto, perché se tu esigi rispetto poi devi dare rispetto per prima cosa, questo è una cosa che ha sempre dato dei frutti, ma anche a livello personale, anche con dei giocatori. Guarda, uno dei primi messaggi che mi è arrivato, avendo saputo del fatto che mi interrotto, è stato di Kobe Karma, con cui io non è che ho avuto dei rapporti di amicizia, anzi è stato un grave errore tecnicamente l'acquisto di Kobe Karma. Ed è stato un giocatore che ho tagliato io personalmente, l'ho chiamato in sede e ho detto guarda Kobe, dobbiamo cambiare e purtroppo la nostra esperienza si ferma qui. Però evidentemente all'interno di tutto ciò ha trovato una persona semplicemente onesta che aveva dovuto fare delle scelte, ecco. Noi dobbiamo fare delle scelte, c'è anche chi deve rimanere a sedere o chi deve essere tagliato o chi deve essere, che ne so, comunque devi sempre fare delle scelte di questo tipo qua. Il fatto di rimanere con un rapporto umano di un certo livello ti può aiutare, altre volte è un boomerang, perché il fatto di essere, di dare fiducia ai giocatori o dare fiducia ai rapporti umani a volte ti torni indietro nella maniera negativa, ecco, quindi questo bisogna metterlo nel conto. Franco, più vincente, un allenatore, come si dice, tenente, un allenatore che predilige rapporti umani? Dipende dall'intelligenza del giocatore, nel senso che se il giocatore capisce il ruolo, allora sì, ecco, tu puoi anche avere con lui un rapporto molto umano, però il giocatore deve sempre tenere presente che io sono giocatore e tu sei l'allenatore. Ecco, dipende secondo me molto dal giocatore, però l'allenatore che non sorride mai, che non dà mai un briciolo di confidenza e che tratta tutti dall'alto al basso, per me non serve, ha ragione lui, serve essere credibili, come nel nostro mestiere, devi essere credibile, se tu sei credibile chi ti ascolta ovviamente ti ascolta volentieri, è lo stesso per un allenatore, soprattutto per un allenatore. Filo, un po' di messaggi. Sì, ragioniamoci un attimo. Caro Max, fai il tuo lavoro con tutto il cuore, vedrai che avrai successo e così hai anche poca concorrenza. È il messaggio di Ariano. Ne prendo anche altri, qua siamo un po' imparato tutto. Nelle interviste ricevi sempre un paio di parole chiave che come pubblico eravamo quasi sempre abituati a sentire. Prova a fare l'elenco se te lo senti. Adesso questo te ne leggo un po', dopo magari ci dai una risposta a tutti. Saluti a Max, ma comunque prima o poi tornerai a casa. Ti chiedono Max da dove derivi il rito scaramantico dell'indice tenuto durante i tiri liberi e questo lo aggiungiamo alla lista di domande. Ciao Max, buona fortuna per il tuo futuro, ti chiedo quale giocatore avresti voluto avere ma che non è arrivato. Finisco con questo, poi ti lascio rispondere alle varie domande. Grazie a te e allo spirito di squadra che hai saputo rinnovare nel tempo, da adulta e da mamma di due ragazze ho cominciato a seguire il basket ed assistere alle partite con tutta la famiglia. Un messaggio di Francesca. Allora, dov'è che è arrivato? Allora, te ne aggiungo un'altra, tanto per essere così semplice. Hai parlato tanto del Palavigi, ci chiedono qual è stata la trasferta più bella, ne citano tante, tra cui Novo Mesto. Sì, le storiche, sì, Novo Mesto. Poi il rito scaramantico è lì. Ah, no, beh, ma non è un rito scaramantico, è una cosa che facevo sempre con il nostro grande Umberto, che purtroppo ultimamente ha avuto qualche problemino di salute, che era con me dalla Juvenile, pensate, nel 99, mi ha seguito in tutti questi anni ed è stato un grande. E quindi non essendoci, dopo c'era Fillo, quindi facevamo sempre questa cosa sui tiri liberi, un po' anche, ma sempre tutta cosa che unisce e soprattutto ti dà l'idea di stemperare le tensioni. Poi dopo le trasferte, sì, Novo Mesto è assolutamente una delle più belle. Quest'anno Gerusalemme è stata una trasferta fantastica, Kazanna. Io alla fine di quella partita lì ho comprato, bevemmo, ci togliamo questo, perché noi viviamo di questa cosa, quando dico che non abbiamo mai, cioè la cosa più bella che succedeva era
finite le partite, soprattutto nelle partite casalinghe, era andare, uscire, uscivi dopo un'ora e venti, perché tra ti metti a posto, parli, fai le riunioni, eccetera, un'ora e venti, montavamo sulla macchina, arrivavamo, ci trovavamo sempre io e Alessandro Dalla Salda in un posto al finire delle partite, sia nelle vittorie che sconfitte, e quelli erano i 30 secondi dove ci fermavamo un attimo, fa, viviamo tutta la settimana per quei 30 secondi lì, e dopo per andare a mangiare una pizza, e poi mentre poi si mangiava eravamo già lì, come dovevamo organizzare, come dovevamo fare. Quindi dicevo che a Kazan, finita la partita, abbiamo vinto col Kazan, che ancora se ogni tanto bisogna guardarsi allo specchio e dire abbiamo vinto a Kazan, perché sembra una cosa, sembra così una barzelletta quasi. E ho detto, direttore, posso prendere una bottiglia di vino? Perché poi dopo ci scherziamo su queste cose qua. Sì, abbiamo preso una bottiglia di vino neozelandese normalissima, quindi, però era, mi è rimasto questo sapore in bocca, ne ho comprate 12 bottiglie. Io quando voglio, sono in casa e dico, beh, voglio ricordarmi il Kazan per dirti come anche sono, apro una bottiglia di quello lì. Cioè, tanto anche per dire che le soddisfazioni sono veramente, quando non ti fermi mai, sono veramente, hai il finire la partita, sedersi a tavola, ci sono veramente pochi momenti, soprattutto se come noi non ci fermavamo mai, anzi spesso già a tavola si ricominciava di nuovo, soprattutto con la storia delle coppe, domani dobbiamo partire, cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo fare. Poi non parliamo di quando si perdeva non è che si litigava, anzi eravamo lì a pensare cosa dover fare, la riunione, tutte queste cose qui. Però sempre a tavola. E lo hai detto 3-4 volte, si parte sempre. No, ma noi era. Ma sì, perché è anche l'unico momento dove puoi fare. Noi facciamo anche, naturalmente, non è che eravamo sempre al ristorante, sennò, anche se ci sono stati dei periodi, dopo si vedono le foto. Insomma, ci sono stati dei periodi dove si vedeva che andavo più spesso al ristorante. Però sì, ma anche questa cosa qui delle scaramanzie, che sono cose che sono state dovute, anche qualcuno ha anche strumentalizzato, non è la questione della scaramanzia, ma è la questione assolutamente della condivisione, la condivisione dei momenti, il fatto dello stare insieme. Allora faccio l'esempio, noi nei primi due anni, noi tutti o il mercoledì o il giovedì andavamo alla famosa trattoria Cogneto da Micio Mini. È appena arrivato un messaggio da Paolo a proposito, ecco, quindi chiede come si tirerà il gnocco fritto da trattoria di Cogneto, se te lo devono sarà dura, quello sarà durissimo. Però andavamo tutti i giovedì, mercoledì e giovedì, ma non è la storia delle cabale, tutte queste cose qui, fanno anche sorridere, tra virgolette, però era il fatto, noi eravamo lì ed eravamo dopo un allenamento, comunque dopo una giornata di lavoro, alle 8:30, alle 9, ci mettevamo lì e veniva sempre fuori, ma non perché ci mettevamo adesso dobbiamo ascoltare, però veniva sempre fuori qualcosa che il giorno dopo ti era venuto in mente, perché è chiaro che quando sei un po' più rilassato e poi comunque alla fine parli di lavoro, perché tra di noi si parlava un po' di calcio, perché io e Ale, che siamo due carciofili, parlavamo sempre di calcio, comunque veniva fuori qualcosa dove c'era uno dello staff che era un po' genio morale, e capivi che c'era anche a tavola, capisci subito l'umore della truppa, cioè a tavola ce l'hai di fronte, se ti arriva un piatto di cappelletti sei tristi che quel che tocca, cioè, quindi anche la storia di scaramanzia era semplicemente condivisione, e in questo abbiamo saputo anche coinvolgere i nostri giocatori, al di là che li abbiamo dovuto far capire che l'ambrusco è meglio dello champagne, ma queste sono cose nostre. Ti hanno chiesto il giocatore che avresti voluto che non... Ma io ho detto, sembra un po' una cosa che fa ridere, però è evidente che il piacere di allenare David Logan dopo che ci ha massacrato tante volte, poveretto, no, ma per fortuna sua non è arrivato, sì. Malissimo, in quei casi lì sarebbe andato malissimo. Assolutamente sì, anche per una questione, perché noi avevamo, poi c'era questo qua, no, perché tutti i tiratori che arrivano a legge non fanno mai canestro. Se volete tutti i luoghi comuni da bar, cioè, avresti messo playmaker, assolutamente sì. perché non facciamo i blocchi per i tiratori, e che non ci sono gli schemi, ragazzi, cioè queste cose qui. Ma questo, ma sì, nel senso che poi fanno parte del mestiere, cioè, beh, voi pensate, io ho un messaggio che c'è qualcuno che mette in discussione Max Allegri, ma io divento pazzo, ragazzi, cioè, io divento, certo, pazzo. Dopo e c'è qualcuno in casa con Napoli, sì, l'ha messo è Allegri shock, i social, anche quelli la prova della maggioranza, e, come si dice, sondaggio di Tutto Sport. I tifosi dicono 53% Allegri deve andarsene via.
Cioè, questo fa dirti com'è il nostro mestiere, ecco, per dirti, ma non perché io sono particolarmente amico di Allegri, voglio dire, ma però so che è così, è il nostro mestiere, il bello dello sport è anche andare, e chi fa il tifo poi a un certo momento dice, oh, ma che due maroni, potevano fare questo, potevano fare quell'altro, se no cosa devono fare? Bravo, bravo Menetti, sempre, perché è il nostro allenatore, no, ci sta anche dire ognuno che deve dire la propria, ecco. Vero, vero assolutamente. Facciamo così, seconda pausa pubblicitaria, poi tanto altro lambrusco e anche altre domande da parte vostra, perché veramente ne stanno arrivando tantissime. A tra poco per la terza parte di Basket Time. A tavola con Cagna e Benelli, le verdure più buone, i frutti più belli. In offerta dal 21 al 27 maggio in tutti gli ortomercati, Rapanelli Rossi Italia, 30 centesimi al mazzo. Nettarine in cestino da un chilo circa, 1 euro e 85 centesimi al chilo. Cipollotti per Pinzimonio Italia, 1 euro e 15 centesimi al chilo. Pomodoro ramato Italia, 1 euro e 15 centesimi al chilo. Cagna e Benelli, qualità, assortimento e cortesia. Viviamo sano, mangiamo vegetariano. SystelFac personalizza e installa cancelli automatici, porte sezionali per box auto, sbarre elettroniche, telecamere per videosorveglianza, sistemi di controllo con badge Telepass. Systel, grandi marchi, ma anche grande professionalità nella installazione e manutenzione. SystelFac, da 35 anni abbina sicurezza e comodità. Conosci meglio una grande azienda sul sito systelautomazioni.it. Systel è in via Martiri di Cervarolo 74 a Reggio Emilia. Protagonista dell'ambiente, sa essere anche elegante e discreto. Così è un caminetto Silva. Dal 1978 Silva è competenza e serietà, con fornitura e posa in opera di caminetti a legna e a pellet, classici e moderni. A Montecavolo di Quattro Castella, Caminetti Silva. Il calore della casa, il calore dei sentimenti. Superstore Conad delle Querce. Serviti con amore. Persone che possono fare molto per altre persone. Persone competenti che fanno molto per te. Per rendere più comoda la tua dichiarazione, CAF CISL ha ampliato nella sede di Reggio Emilia gli orari del servizio. Da oggi ci trovi dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.40 e il sabato dalle 8 alle 13. CAF CISL, ancora più vicino a te. A dormire, vai da Notti d'Incanto e avrai sogni da offrire. Solo da Notti d'Incanto, acquistando un materasso, avrai in omaggio un completo con lenzuola di ottima qualità e un piumino d'Ondi o Laura Biagiotti per il tuo letto. Notti d'Incanto di Luca Vezzali ti aspetta anche il sabato con questa grande proposta nella sala mostra in via dei Gonzaga 25 a Reggio Emilia, in zona Italghisa. Fregni e Raggi, i professionisti del gas auto. Installa ora un impianto GPL o metano di ultima tecnologia. Risparmi oltre il 50% e non hai limitazioni alla circolazione. Installazione e riparazione, impianti BRC e Landi. Revisione bombole e montaggio ganci traino. Ci trovi a Bagnolo in Piano. Chiamalo 0522 95 25 38 o visita il sito fregnieraggi.it. Cavalca Servizio Autogru. Qualità, sicurezza ed esperienza nel mondo del sollevamento. Noleggio Autogru da 12 a 200 tonnellate. Piattaforme aeree da 16 a 60 metri. Autogru semoventi da 14 a 45 tonnellate. Inoltre camion gru, carrelli elevatori, generatori e scorta tecnica. Cavalca Vincenzo e Franco. Da oltre 50 anni. Con voi per sollevarvi dai problemi. Da una grande esperienza artigianale nascono i salotti della nuova BM di Bagnolo in Piano. Belli per design, materiali e tecnologia, costruiti anche su misura. Nuova BM, ampia gamma di divani letto e salotti, letti e materassi per qualsiasi esigenza. Nuova BM Salotti, a Bagnolo in Piano, strada statale per Novellara. I salotti di qualità che durano nel tempo. Sì.
Terza parte di Basket Time, ogni pausa caliamo sempre un po' più la palpebra perché qua dentro si continua a mangiare. Leggo questo messaggio che mi piace e poi torniamo ai messaggi da Filippo. L'unica cosa che critico a Santo Stefano Landi è non averti fatto firmare un contratto a tempo indeterminato senza possibilità di uscita. Grazie Max per sempre, il coach della mia pallacanestro reggiana. Filo. Allora, temi critici che si accorgeranno della tua bravura Max solo da qualche mese. Ciao Max, ci vieni a trovare al bar di San Bartolomeo, ti aspettiamo. Poi Max c'era questo messaggio molto lungo che io lo sintetizzo, di Paolo, che ha un figlio di 7 anni juventino, e dice: mio figlio ha visto solamente vincere la Juventus e ha visto solamente Max Menetti come allenatore della Gresini. Come glielo spiego anche se ancora piccolo che non ci sei più? Devi aiutare questo papà. Tra l'altro mi sta scrivendo mia madre che mio cugino quello che mi ha dato il salami sta guardando. No, volevo dire, siccome è finito mi sa che mando un altro perché sono fritto. C'era un altro che voleva mandarti i salami, no? Bene, sì, mandiamo l'indirizzo. Pensa, quello è 7 anni che vede Max Menetti e la Juve vincere, pensa che c'è un'intera generazione che non vede la Reggiana in Serie B. Purtroppo questo sono 19 anni e pensa Max, sono 19 anni e la nuova generazione. Tra l'altro sai cos'è? Anche sentirsi vecchi rispetto, sapete che sono carciofilo, poi insomma, e anche quando comincio a parlare di silenzi, di marchiologi, i giovani ti guardano come dire, ma chi è? Cioè, ma di cosa stai parlando? Capisco che, dai ragazzi, incrociamo le dita e basta, diciamo così. Partiamo avanti, andavo a ripescarti anche un bel messaggio che ti hanno mandato gli ultras della Reggiana Calcio, che hanno scritto il giovedì scorso. Adesso lo vado a ripescare. Max, mentre lo vado a ripescare io ti chiedo di tornare un attimo su una persona che per te è stata sempre importante e hai sempre citato, che è Dado, perché tu lo hai avuto la possibilità anche di rivederlo recentemente, sei sempre stato legatissimo a lui e vi sentivate, è stato un po' il tuo mentore, se si può usare questa parola. Allora, guardate, Dado è stato un personaggio a tutto tondo, di una forza e di una grandezza che per un ragazzo di 24 anni, selvaggio come ero io, era addirittura troppo, tant'è che io finii dopo 2 anni quell'avventura perché lui decise tra l'altro di cambiare l'assistente, io andai via, poi dopo un po' naturalmente era un personaggio molto pesante rispetto anche alla professionalità, cioè è stato veramente duro quel periodo lì, però dopo ho avuto modo di rivalutare tutto, perché naturalmente professionalmente dopo hai questa idea qui di quale era la sua forza, il fatto di essere così istrionico. Purtroppo l'abbiamo sentito anche pochi mesi fa con Alessandro, quando siamo stati a Varese, e ha avuto un problema di salute, ecco. Però l'avevamo sentito con la solita voce, lui dice: vi seguo sempre, poi al telefono è sempre criptico, comunque non perde mai tempo, vi seguo sempre, ciao ciao ciao. Quindi ragazzi, per quello dico che Dadone, non si può parlare. Dado Lombardi, insomma, il suo è incredibile, ragazzi, ma lo vedete solo in panchina. Se pensate adesso è qualcosa di unico, veramente. Max, io ti chiedo un'altra cosa. Quanto è stato importante Stefano Landi? Ma vabbè, ragazzi, cioè, non so neanche come dirlo, ecco, ma soprattutto per la sua lungimiranza, per lo sport reggiano, io penso. Sono i ragazzi della Curu. Quelli che sono venuti qui sotto a salutare Max Metti. Bellissimo, questo non me l'aspettavo. E adesso andiamo. Bisogna mandargli una bottiglia di Lambrusco, però. Aspetta un attimo, perché già mi sembra. Adesso prima che chiamare i carabinieri vicini di casa. Guarda cosa sta succedendo fuori dalla nostra sede. No. Tranquillo, questo. Ma sempre per la storia che sembra che vada via, io questo me lo aspettavo. Sì, però adesso bisogna fare un fatto, adesso dobbiamo andare giù a incontrarlo. Beh, non sicuro, ma adesso in diretta. Sì, giù, ti tolgo il microfono. Questo è bellissimo. Dai, questa è caramba, che sorpresa, ragazzi. Sì, bisogna che andiamo giù. Allora, io ero uscito col vino a non emozionarmi, non sapevo come andare a fregarti in qualche maniera. Io speravo solo dove va, il vino. Allora, questo secondo me è stato una cosa che ho rinato il direttore Mazzoni, sono sicuro. No, viene da loro, Max, assolutamente dagli Arzani, questo ci manca. Mentre noi continuiamo qua, Filippo Barbo risegue Max Menetti, Pietro, diciamo, questo è l'affetto dei Reggiani, non è male. Guarda, l'ho detto.
detto l'altra volta, cioè quando ho visto il comunicato è stata un'emozione, perché chiaramente la bambina di 7 anni che non ha mai visto una Reggiana senza Max Menetti, però anche per noi un pochino è... Io non me la ricordo una trapianza reggiana, cioè me la ricordo ma molto lontana nel tempo. Non te la vuoi ricordare. E quindi davvero è... E poi questa cosa qua degli Arzan è effettivamente una cosa veramente emozionante, che racconta un po' quello che Max ha fatto per la palestra reggiana, ha fatto per questa città. Ecco. Mentre vediamo Max Menetti con gli Arzan, qui giù, sotto la pioggia, storce. Beh, secondo me questo è uno dei momenti che alla fine va nel ricordo personale di Max Menetti, cioè, diretto. Max Menetti è questo, bene nel male, questa è la strada. Gli Arzane veramente in tantissimi, questi giorni ci hanno chiesto mattina, ma che striscione, sì, che striscione. Già l'altra mattina arrivo lo striscione, ho detto oh ragazzi è passato il brutto, adesso questo è veramente, non aspettavo il lambrusco, il tutto il salame, ho detto a parte adesso prendiamo il finale, però mi avete fatto una sorpresa veramente incredibile. Sì, sì, bellissimo. Poi non è ancora finito, adesso andiamo a bere qualcosa. Vabbè, certo, ovvio, adesso è matematico a questo punto, anzi così avviso mia moglie, arrivo a casa tardi. Grazie, aspettatemi, dai ragazzi, arrivo su subito. Ok, ci vediamo, aspettate davvero. Uno di noi! Ma spegnetti uno di noi! Qua, qua sotto, avevo già preparato qua sotto. E insomma, mentre le macchine vanno a fuoco lì sotto, saranno contenti i proprietari. Queste macchine, ciao Pietro, dicevamo, ma venite qua sotto che non piove. Il grande pregio di Max Menetti, secondo me, è proprio di essere un reggiano da questo punto di vista. E secondo me, questa è la dimostrazione, come dicevamo, che alla fine questa base è stata una grande forza, forse anche un limite, ma palla canestro reggiano è stata brava anche a scovarsela di dosso e a usarla come forza. No dai, non è stato un limite. Alla fine, quello che dicevamo all'inizio sulla maggioranza silenziosa, cioè è chiaro che dopo tanti anni... Adesso avrebbe bisogno di una scelta. No, ero più sudato prima. Dopo tanti anni, dopo tanti anni è chiaro che è normale. Pioveva fuori, mi sembra di vedere dalle persone che salgono. Asciugati. Fradice. Asciugati per... soprattutto bene. Filippo Bartoli Fradicio che passa dietro di me. Questa è la puntata del caramba, che sorpresa. C'è Max, però insomma, guarda. Siamo onesti, non te l'abbiamo voluto dire perché ci sembrava, visto che hanno organizzato tutto loro questi ragazzi, e lo striscione l'hai ricordato tu. Tu ti sei svegliato venerdì mattina e loro ti hanno messo uno striscione davanti. No, ma poi peraltro il mio vicino di casa, però, ha detto di entrare nel cancello. Il poverino si è anche scusato perché l'aveva perché doveva entrare. No, ma dicevo, quella mattina lì, io era il giorno dopo, no? Quindi mi sono svegliato, ho detto, bene, dai, tutti i passaggi, i saluti, ho detto, cominciamo, stavo portando mia figlia a scuola, ho detto, cominciamo a passare, arrivo davanti al cancello di casa mia, dello striscione, quindi già mi sono emozionato. Poi qua avevo tenuto sotto controllo tutto per adesso, perché dopo, sai, tra le altre critiche che emozionavo sempre, quindi volevo anche fare una cosa per non finire tipo a C'è posta per te a Maria De Filippi, e quindi però ci sono riusciti, però sono le cose più belle di tutte, ecco, queste al di là. Dopo uno pensa cosa vale una critica o qualcuno che non sia o che veda le cose in modo diverso da te rispetto a queste cose qui, ecco, quindi questo percorso di 8 anni, per questo dico che altro che profeti in patria, ecco, questo è stato un grande privilegio, no? Il fatto di essere profeti in patria o no. Max, mi dici una persona che vuoi citare, non la più importante, non importante per non fare torto a nessuno, una persona che per un fatto particolare, un motivo, qualcosa, tu vuoi ricordare come... e dirgli grazie, non so, oppure dirgli guarda, avevi ragione, non so, quello che vuoi. Oh, è difficilissimo ragazzi, io ho un gruppo di persone, dopo insomma capiranno tutti dopo perché lo dico, e cercare di mettere insieme tutte le persone che
mi sono state vicine, mi hanno aiutato in questi anni, è veramente molto difficile. Ecco, è evidente che la quotidianità che ho avuto con Alessandro Dalla Salda è qualcosa di unico. Parlo anche dello staff, gli anni con Davis, Filippo, insomma, dopo, guarda, facciamo così, siccome l'ho citato prima, lo dico sempre, Umberto Iori, che è stato con me 19 anni, se dovessi trovare una fotografia, ecco, della mia esperienza, al di là delle persone che, di cui ho parlato milioni di volte, è la persona veramente che così rappresenta un po' tutto di questi anni, ecco, perché comunque nel bene, nel male, nel brutto, quando qualsiasi cosa lui era sempre presente, ma era lui sintomatico, perché è semplicemente una persona che non era neanche pagata per farlo, ma era semplicemente un appassionato che ci seguiva, e poi però lui era così, la fotografia del nostro modo di lavorare, di essere, ecco. Ti leggo il messaggio che c'è stato prima dei tifosi della Reggiana Calcio quando hanno saputo della tua divisione con Reggio. Passano i presidenti, passano i giocatori, passano anche gli allenatori. Quello che resta sono i tifosi, veri e proprietari dei loro club. Alcune persone tra le categorie di cui sopra hanno però il privilegio di restare nei nostri cuori per sempre. Ci permettiamo di invadere il campo del basket per una questione. Max Menetti, lo facciamo con estremo piacere, a prescindere dagli incredibili risultati raggiunti. Lo facciamo perché è un cuore granata, ma lo facciamo soprattutto perché persone come lui ci rendono orgogliose di essere reggiani. Arrivederci Max, che secondo me invece che ciao Max. No, voi dovete sapere il mio disagio, tra virgolette, tra l'altro, perché è arrivato un invito ufficiale dalla Reggiana Calcio, poi ero con Alessandro e quindi davvero quando vi parlavo del mio disagio della tribuna è perché tutti dicono: ma perché vai in curva a vedere le partite? Io non è che mi metto a urlare, non sono un ultras, ma semplicemente perché credo che il modo che hanno loro, tutto loro, sia un modo che a me piace di vedere la partita, cioè avere al mio fianco quelle persone lì, con la loro mentalità, perché i tifosi, soprattutto i ragazzi della curva, hanno un loro modo di pensare le cose, che sia giusto o sbagliato è un loro mondo, quindi non vanno neanche giudicati per tutto quello che fanno. Però devo dirvi la verità, io mi sono sentito, tra virgolette, molto a disagio rispetto proprio all'atmosfera. Poi c'avevo anche di fianco dei signori bravissimi che anche loro si lamentavano, fanno: è mia possibile, cominciai come cominci, no? Cominci a litigare con quello vicino di posto. Però anche questa cosa qua mi fa naturalmente molto piacere, ecco. Poi tra l'altro devo dire la verità, io negli ultimi anni, tra coppe e soprattutto da quando è nata mia figlia, io allo stadio non ci ho avuto proprio più tempo di andarci, ecco. È successo adesso perché purtroppo siamo usciti dai playoff. Sto dicendo a Franco che l'ultima volta che ero stato in tribuna e non in curva della partita, parlavamo di Reggiana Paganese, quindi quanto andiamo indietro? Parecchio, 2005, insomma. No, 2008. Poi dopo ci sono dei ragazzi che tra l'altro vanno sempre in curva, gli amici, Bruno per esempio, Luca, insomma tutta gente che vanno in curva con grande, però sono persone normalissime. Però vi devo dire la verità, a tornare indietro avrei voluto vedere la partita lì. Ecco, ma non perché c'è stato qualcosa, anzi la Reggiana Calcio ha avuto un'ospitalità nei miei confronti incredibile, poi anche a livello organizzativo tutto è perfetto, però vi dico la verità che probabilmente lo spirito che c'è lì fosse così diffuso su tutto l'ambiente, probabilmente insomma magari succederebbero le cose che speriamo tutti da reggiani, non tanto da tifosi di calcio. Max, fare un in bocca al lupo a chi secondo me adesso ha un compito assolutamente non facile, che è Filippo Barozzi. Perché Filippo adesso si trova a dover sostituire per buona parte del suo prossimo lavoro Alessandro Dalla Salda, che ha fatto non bene benissimo, ha contribuito in maniera determinante a questi anni meravigliosi di pallacanestro reggiana. Adesso tocca a lui, non è facile, così come non sarà facile, ve lo dico subito, per il nuovo allenatore. Al di là che sia bravo o non bravo, di Reggio o non di Reggio, ma sostituire Max Menetti non è facile. Ecco, ti dicevo, secondo me Filippo merita un in bocca al lupo grande come una casa. No, Filippo lo merita a priori. Per come ragazzo. Io ho sempre detto che per me è un genio, ma lui lo sa benissimo quello che penso di lui, ho sempre detto. Questo è il bello della pallacanestro reggiana, soprattutto perché ci sono, quando finisce... non mi piace il ciclo, quando però termino il loro cammino, delle persone che sono rimaste all'interno della società tanti anni, spesso succede del vuoto. Sì.
E siccome spero, da un po' anche il patron ha dato un'indicazione, che anche Davis sarà il nuovo allenatore, questo vuol dire che c'è stata grande continuità, vuol dire che Alessandro ha formato un nuovo dirigente, e ci sarà Frosini che naturalmente darà continuità a tutto questo, la proprietà che sarà sempre insieme. E naturalmente questo vale anche per quanto mi riguarda, siccome spero, se Davis rimarrà, sarà il nuovo allenatore, quindi in bocca al lupo a Fillo è automatico. Sì, poi sono contenti anche quelli del Baiso che non l'avranno più come portiere, che da quel lato quello, da quello diciamo che da un po' di tempo che succedeva, ecco. Mi sa che ti stanno ancora reclamando. Cosa gli hai promesso? Che vai a bere qualcosa con purtroppo loro? Purtroppo sì, infatti devo scrivere a mia moglie, ecco, che arriverò a casa un po' più tardi. Sì, vabbè, glielo, ti starà ascoltando probabilmente, quindi diglielo ufficialmente. Maria Pia, porta pazienza per l'ennesimo festeggiamento di Max, te lo sequestrano per un paio d'ore, per un'oretta, dai, no, su un'oretta, via, no, perché non reggo io, ragazzi, sì, la mezzanotte mi è sonno. Ti dicono, Max, nessuna domanda, solo ringraziamenti, un gigante in bocca al lupo. Che dire, che non l'avrei mai detto, ma ci mancheranno anche tanti tuoi che dire, con cui tu iniziavi sempre le tue parole. Tipo Marchioro diceva, che dire. Davvero? Mi diceva, Franco, che dire? Ah, non lo so, ti ho fatto la domanda, che dire? Rispondi. Vedi, questo è il problema. Chi è Pippo Marchioro? Ah, già, è vero, hai ragione. Ecco, Max, esporta l'erbazzone del parmigiano ovunque tu andrai, sei un grandissimo. Una puntata del genere potevate farla solo voi, ma mi aspettavo la puntata in dialetto. Vabbè, potevamo pensarci, però effettivamente. Sì, però io sono scarso, ragazzi. Al di là del luogo comune, io dopo faremo noi del calcio con Ivano va con Dio l'anno della promozione. Davvero? Faremo tutta una promessa con Ivano va con Dio. Allora speriamo una puntata in dialetto, sia vicino. Esatto. Sì, adesso fanno in tempo. Nives fa in tempo a diventare alta. No, no, dai, Franco, deve essere negativo anche te. C'hai ragione. Dai. Max, qualche altro messaggio e poi ti chiedo due parole in libertà, quindi se vuoi preparare. Ah no, sì, vai. Allora, Max, sono tifosissimo della Reggiana, di quella che io chiamo ancora riunite. Da quando Squinti sponsorizza il basket non sono più venuto al palazzetto, ma ti voglio ringraziare perché tu sei un reggiano vero. Forza Regia, calcio e basket. Ciao Max, per un giorno di assistere ad un finale scudetto tra Pallacanestro Reggiana e la squadra che allenerai tu, ma stavolta vinceremo noi, dice Andrea. Grazie Max, ad ogni partita abbiamo provato tante emozioni. Jessica e Marco, Max allenatore della Reggiana Calcio l'anno prossimo. Grande Max Menetti, capace di esaltare le qualità dei prospetti. Aspetta, scusa, ti interrompo. Questa è stata l'unica grande delusione della stagione, voglio dirlo pubblicamente, perché il mio amico Paolo Prodi, adesso voi non sapete tutte le cose, però dice che non è vero. Allora, quest'anno ho detto, siccome capivo che avremmo purtroppo finito un po' presto, ho detto, ragazzi, do la mia disponibilità ad essere allenatore del Baiso Calcio nel torneo della montagna. Grandissimo! Allora, mi sono messo a disposizione per farlo, quindi naturalmente avrei dovuto poi avere tutto, pensavo già, io facevo il direttore tecnico, il mio allenatore di campo, vice allenatore, direttore sportivo, tutti i ragazzi del Brolo già pronti, insomma, avevamo già una pattuglia, fisioterapisti, magazzinieri, cioè era veramente una pattuglia incredibile. Purtroppo sono stato scartato, quindi questa è la mia grande delusione della stagione, ed è vero, io ho dato questa disponibilità, però sarò come sempre sul campo del Baiso, soprattutto in funzione del gnocco fritto con la salsiccia, il famoso GS, sarò sempre il primo tifoso del Baiso. Domani ti arriveranno delle proposte di sicuro dalle altre formazioni, garantito limone. Senti Max, faccio una domanda, dove ti vediamo l'anno prossimo? Allora, io stelle tricolore, a far la spesa, questo l'hai già detto, che non è esatto. Ragazzi, ancora è molto presto e non c'è niente di come si dice, di di concreto rispetto a quello che è il mio futuro. Ecco, questo è la verità. Non è che domani c'è l'annuncio di qualcosa, anche sarà qualcosa che andrà molto avanti. Poi spero che ci sia qualcosa. Naturalmente era il momento giusto, e per esempio, anche senza stare a pensare c'è un'altra squadra, non c'è un'altra squadra. In questo siamo stati molto chiari reciprocamente. Ecco, non è che vado via perché c'ho già un'altra squadra dietro. Ecco, anche questo è stata una cosa. Che purtroppo è nata, perché se avessi avuto un'altra squadra l'avrei anche detto, ecco, come è successo anche per Alessandro, se avessi avuto un'altra squadra ho detto un'altra grande opportunità, un'altra grande sfida, non avrei avuto nessun problema ad andare
come alle dai proprietari, però in questo momento non siamo al ghiardo e basta. E allora Max, ti chiedo di dirci tu qualcosa. Io ti dico grazie a nome di tutti i giornalisti e grazie per aver voluto questa puntata, perché sei stata tu a volerla e per noi è stato un onore davvero. Però senza volerti mettere in difficoltà lascio il microfono a te. No, ma aspettavo questo momento. Io alla fine ho cercato di dare, come si dice, voce alle immagini, perché era la cosa più importante. Io ti dico, vivo ancora il presente e sto parlando ancora il presente, quindi probabilmente come al solito ci si accorgerà di tutto ai primi di settembre, quando sarò in un'altra squadra. La cosa che non mi auguro, devo dire sinceramente, è di ritornare qui da avversario nello stretto giro. Ecco, sarebbe una cosa che mi piacerebbe evitare, ma so che sarà molto difficile evitare. Però insomma, per me sono stati anni bellissimi. Anche la questione, i profeti in patria, le critiche, sì, è stato tutto, l'ho detto, molto pesante, ma per il senso di responsabilità, non per le pressioni o altre cose. È stato un privilegio essere allenatore di Stefano Landi, è stato un privilegio essere così attorniato da dei collaboratori incredibili, da anche un gruppo gli addetti ai lavori, i giornalisti. Ho sempre, non ho mai... Ho ascoltato e ho preso spunto dalle critiche molto di più di quello che tutti pensino. Anzi, spesso mi hanno fatto ragionare le critiche. È chiaro che a volte, pochissime volte, sono state strumentali, ma questo fa parte del gioco e comunque anche fa parte anche di come vedo io le cose, che nel momento in cui te ne accorgi vuol dire che sono persone a cui devi stare a larga, quindi è stato anche comunque istruttivo questa cosa qui. Però è un ambiente incredibile e soprattutto la cosa che mi auguro e cosa che auguro a tutti è che addirittura ci sia, possano arrivare ancora al meglio, perché io l'ho detto sempre, nel momento in cui sono uscito giovedì scorso sono diventato tifoso a tutti gli effetti. Io il venerdì mattina, non scherzo, ho chiamato la Licia Ferrarini e ho detto: oh, allora chi comprom? Perché questa era la grande frase di Ivan Paterlini, del Pat. Però è così, io vivrò questa lontananza, naturalmente era molto vicino, e poi soprattutto ci sono dentro le persone a cui voglio troppo bene per non pensare che le cose possano andare nella giusta maniera. Quindi grazie naturalmente da parte mia per tutti quelli che mi sono stati vicini, per voi, per gli addetti ai lavori, tutti quanti, e poi assolutamente un arrivederci fisico per quanto mi riguarda, perché vivendo qui, ma questa è la cosa bella, ti dice profeta in patria, no, io non lascio niente, io sono qua di Reggio, vivrò sempre la città fino in fondo, quando avrò la possibilità sarò al palazzetto, sarò allo stadio, quando potrò, e quindi io non lascio assolutamente niente. Cioè, se quello che lascio è tutto questo, dico la verità, forse era meglio uscirne anche prima, se dovevo godermi davvero tutto questo affetto. Quindi grazie davvero a voi, e poi l'ho fatto con delle immagini, perché secondo me era veramente la cosa migliore che star qui a far fogliare delle cose senza senso. E tra poco manderemo un video che ha preparato Max Menetti assieme a Davide Draghi. Sì, bisogna dirlo, perché l'ho fatto veramente impazzito. Cioè, Davide, poveretto, oggi l'ho fatto, cioè, solo Filippo l'ho fatto impazzire di più in alcuni casi, ecco, però oggi l'ho fatto diventare veramente male. E ti aspettano gli orsani. Certo. Sotto. Abbiamo svegliato tutto il rione, a posto. Allora Max Menetti, lasciamo questo filmato di immagini, di fotografie che ripercorre un po' questi anni meravigliosi di Max Menetti qui alla Pallacanestro Reggiana. Io Max ti ringrazio davvero, faccio un bocca al lupo grande e grandissimo. Ti voglio chiudere con un messaggio che secondo me racchiude tutto: che signore, che magone, viva la reggianità. E secondo me è bello, è molto grazie. Bello. Grazie a te, grazie Franco per essere stato con voi. Grazie a voi, per l'amore del cielo. Grazie a Lorenzo Marcacci. Grazie Alessandro. Grazie a Pietro Chierici. Grazie a tutti. E grazie a Filippo Bartoli. Grazie a voi, buonanotte a tutti. E grazie davvero a tutti voi che ci avete seguito. Questa è la ultima puntata davvero per questa stagione di Basket Time. Seguiamo degli speciali d'estate, continuiamo a tenere informati con baskettime.it. insomma, l'estate del basket è già iniziata. Lasciamo Max Menetti agli Arzan che stanno cantando e che sono qui sotto. Grazie e buonanotte. Thank you.
Thank you.